la spettacolare conferenza stampa che è passato quasi un mese e non ti abbiamo più visto e sentito, tu sai che sei il valore aggiunto di questa squadra, siccome il bollettino del tempo meteorologico bisognerebbe sentirti tutti i giorni. No, io parlo poche volte, però siccome me l'ha imposto Leonardi, no, sto scherzando, no, vengo a parlare come è giusto che sia ogni tanto, è giusto che lo faccia anch'io, stiamo girando e toccato a me, vengo a parlare tranquillamente. È toccato a lei perché domani c'è una partita importante, visto che è la prima partita della stagione, quindi insomma può fare da richiamo, portare un po' di gente al Tardini. Sì, ma se non sbaglio l'Olympique Marsiglia, vengono in mente un po' dei ricordi al Parma, che ha vinto la seconda Coppa UEFA, se non sbaglio. Bellissimo, sì. O la prima o la seconda? Sì. La seconda? L'ultima. Speriamo di fare una buona prestazione e di toglierci delle soddisfazioni già pronti via, perché le amichevoli non esistono. Queste sono partite vere che già devi mettere benzina nelle gambe per partire velocemente a razzo, e speriamo che ci sia una bella cornice domani per fare la prima partita davanti alla nostra gente. A proposito che non ci sono amichevoli, sentivo ieri sera per televisione in un talk show televisivo locale che insomma... lei non ci sta a perdere o a pareggiare già anche in queste partitelle d'allenamento tra amici l'altro giorno? Divento tremendo, sia che fossero partitelle o partite più importanti, non mi piace perdere, anche se gioco a carte non mi piace perdere. Adesso ho questo maledetto vizio, rosico di brutto. In questi giorni abbiamo visto una bella immagine, una bella foto, lei abbracciato ad Amauri, scattata dopo la prima partitella nella quale avete giocato insieme. Come sta crescendo, come sta nascendo questa nuova coppia? Ma è normale che cresce bene con l'intesa con il compagno, per la sola motivazione che sono 20 giorni che mi alleno con loro, partendo dal presupposto che sono imballatissimo, non vado neanche se mi spingono da dietro, è normale che aumenta... di giorno in giorno l'intesa fra me e Amauri e soprattutto fra me e la squadra, che è la cosa più importante. Se camminano loro, in automatico cammino io. Se loro non vanno, dove vado? Certo. Ho una domanda che non c'entra con il calcio giocato, però che è lo stesso importante, perché c'è un tifoso in carrozzina del Parma che ha fatto un appello, oltre a Ghirardi e al sindaco, che sono forse quelli più competenti, ma anche a lei, perché dice Cassano insomma è la star di questo Parma e insomma chiede di fare qualcosa per far sì che il settore disabili dello stadio Tardini venga coperto, perché al momento altrimenti piove addosso. È chiaro che non è un problema immediato, perché insomma sembra che ci sia abbastanza bel tempo, però insomma è una problematica da risolvere. Cassano può fare qualcosa in questo senso, può dire... Che cosa vuoi che comando io? Se si possono risolvere i problemi, ben. Io sarei super felice, soprattutto per questi ragazzi qua. Però non è un problema che io posso affrontare o risolvere. Non lo so, se potessi fare qualcosa lo farei tranquillamente, però non è il mio campo, non voglio addentrarmi in situazioni che non conosco e non so. Tra l'altro c'era un assessore, faccio l'ultima e poi vado, grazie. Perfetto. Sempre su questo argomento, c'era l'assessore allo sport del comune di Parma che ha lanciato la provocazione, questa tettoia potrebbe... Non voglio parlare in determinate situazioni, possiamo domanda dopo. Ok, a chi la vuole la linea? Ciao, sono Benetti da Gendruno. Senti, ieri è nata la stagione 2013-2014 di Serie A. Cassano si è segnato qualche data particolare, qualche incontro particolare? Prima o poi devi giocare con tutte le squadre, forti, meno forti. È normale che il mister mi diceva era meglio affrontare le squadre più complicate. Così parti velocemente, concentrazione al massimo e parti a razzo. Però devi affrontarle tutte e devi fare più punti possibili, partire per fare più punti possibili.